registrando. Inizio. Ciao Arianna. Vai. Salve a tutti, bentornati e ti mostro la mostra. Oggi siamo in una delle più belle piazze di Roma, che è Piazza Navona, e sono appena andata a vedere Bruegel, Meraviglie dell'arte fiamminga. Ma visto che faceva freddo ci siamo messi al sole per fare il video. La mostra di Bruegel è al chiostro del Bramante, a Via della Pace, quindi qua dietro, a 5 minuti a piedi. Oggi è una giornata speciale, perché? Innanzitutto perché sono andata a vedere una mostra bellissima e in più ho un cameraman d'eccezione quest'oggi. Ciao Riccardo. Davvero? Ciao Arianna. Ebbene sì. Wow. Bene, che dire? Innanzitutto parliamo della parte un po' noiosa. Sì, vi dico i biglietti. Vai, leggi. Allora, biglietto intero alla mostra costa 12 euro, il ridotto costa 10 euro. Viene fatto un ridotto tutti i giorni anche per gli studenti che portano il tesserino universitario, quindi portate il tesserino universitario. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21 e il lunedì è chiuso. Perché il lunedì è chiuso? Perché il lunedì c'è il lunedì studenti, in cui gli studenti vanno alla mostra e pagano solo 5 euro. Che dire della mostra? È stata una mostra bellissima che ripercorre tutto il percorso artistico degli artisti fiamminghi e in particolare della dinastia dei Bruegel. È allestita veramente molto molto bene, con moltissimi pannelli descrittivi non solo degli artisti, non solo delle opere. È molto incentrato sulla simbologia che si trova nell'arte fiamminga in generale e nelle opere che potete vedere nella mostra. Mostra bella, sì, ok, però... Ah, è vero, abbiamo trovato in questa mostra bellissima, ripeto, allestita benissimo, con video di spiegazione e pannelli descrittivi e... Eh sì, vabbè, capito, è bello, ok, poi è però... bella, è bella. Abbiamo trovato qualche piccolo difettuccio, due piccoli difettucci. L'illuminazione non è proprio perfetta, infatti in alcuni di questi quadri... Ok, no, continua, io mi sdraio un po'. In alcune di queste opere l'ombra della cornice andava a coprire parte del quadro, che in un'opera piena di particolari, molto minuziosa, si può perdere una buona parte di opera se non è illuminata proprio bene. Il secondo piccolo difettuccio, che è solo per noi visitatori poco allenati però, è che la mostra è ci sono moltissime opere esposte e molte sale. Siamo arrivati all'ultima sala un po'... non tanto stanchi, quanto un po' confusi. No, no, proprio stanchi. Anche un po' stanchi, è vero. E secondo me questo è un difetto, perché poi si arriva all'ultima sala e non ti puoi godere le bellissime opere che sono esposte nell'ultima sala. In ogni caso, il chiostro del Bramante è un posto grandioso. La mostra è fatta molto bene, ci sono opere splendide, quindi vi consiglio vivamente di andarla a vedere. A questo punto direi che possiamo lasciarvi. Okay. Ciao ciao. Ciao. Io intanto mi alzo da qua perché la gente comincia a guardarmi male che sto seduto per terra. Che schifo.